Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta, e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Cari amici, eccoci al nostro consueto appuntamento con la parola di Dio, il Vangelo soprattutto della domenica. E abbiamo letto il seguito di Luca, ci troviamo al capitolo 12. Vi ricordate, domenica scorsa abbiamo avuto modo di meditare su quanto il Signore chiede a proposito di un rapporto sano, non malato, con la ricchezza, e addirittura con quell'appello stolto: stanotte stessa morirai, se tu pensi ad accumulare tesori perché pensi di porre in quella la tua sicurezza, la tua garanzia, la tua identità, tu sei veramente scemo, sei veramente sciocco, sei veramente uno stolto, uno stupido, perché a un certo punto tutto questo ti crollerà come un castello di paglia. Ecco, seguendo Gesù riprenderà questo insegnamento e chiederà di affidarsi alla provvidenza. Chiederà ai suoi discepoli di non preoccuparsi, di non agitarsi per il domani, il che non è un invito a non premurarsi di come procurarsi il cibo, il lavoro, no, no, non tutto questo, no. Però è un grande invito a fidarsi della provvidenza che mai si smentisce. E lo diciamo proprio mentre in questa domenica la Chiesa ricorda San Gaetano da Thiene, il fondatore della grande famiglia teatina. Ecco, noi si dice che San Gaetano Thiene, a un certo punto, un santo che si fidava molto della provvidenza, avrebbe detto così: tu sfida la provvidenza e lei ti schiaffeggerà con l'abbondanza, proprio raccogliendo l'insegnamento del nostro comune maestro e signore Gesù, l'invito a fidarsi di Dio, a fidarsi a Lui. Ecco, continua questo invito rassicurante: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno di Dio. Ecco, questo invito a non aver paura. Sentite, noi abbiamo proprio bisogno di sottolineare questa parola di Gesù in questa domenica, in un contesto dove, come ci ha ricordato il Papa Francesco, l'ha ricordato anche ai giovani a Colonia, non si sta facendo una guerra di religione, no, non si fa, non si deve fare, non dobbiamo permettere che le religioni siano foriere di guerra, no, sarebbe veramente una bestemmia contro l'unico Dio compassionevole e misericordioso.
qui è una guerra perché appunto l'attaccamento all'interesse, al potere, alle ricchezze. E allora ci fa bene sentire nel profondo del nostro cuore questo invito a fidarsi di Dio, ad affidarsi alla provvidenza e soprattutto questo invito a non temere, a non aver paura. Gesù lo farà in tante occasioni nel Vangelo, ma in questa occasione mi sembrava bello farlo risuonare in modo particolare per me e per tutti voi. E poi l'invito non solo a non attaccarsi ai beni di questo mondo, a non fare di quei beni il punto centrale della propria identità, ma addirittura a farne occasione di condivisione, di solidarietà, di elemosina, vendete e date in elemosina. Com'è bello che questo invito l'ha raccolto nell'itinerario appresso a Gesù anche persone che veramente invece avevano attaccato il cuore alle ricchezze e dinanzi alla persona di Gesù, dinanzi alla sua misericordia, hanno sentito il bisogno di liberarsi tutto e di tutto. E questo è capitato nel corso della storia del cristianesimo, a partire, se volete, da Zaccheo, a partire da Matteo, a partire da Francesco d'Assisi. Ecco, questo invito a dare in elemosina, quindi non solo a non attaccare il cuore, ma anche a approfittare di tutto quello che abbiamo, di tutto quello che siamo, fosse anche poco, per vivere la fraternità, per dare in elemosina, per mettere a disposizione soprattutto di quelli che non hanno neanche il necessario, è un invito che anche qui voglio raccogliere in modo tutto particolare. Ecco, poi dopo ci sono queste parabolette dove in fondo Gesù invita tutti noi alla prontezza, alla vigilanza, a essere attenti. E se volete, alla fine, quando gli dà l'opportunità proprio Pietro, dice: Signore, ma tutto questo insegnamento sulla prontezza, sulla vigilanza, sull'essere sempre al servizio, sul non profittare magari dell'assenza del padrone, no? Quando il gatto non c'è, i sorci ballano. Attenzione, una religione che fonda sulla paura, la sua presa non ha futuro. Succede proprio questo, che quando poi non si gioca sulla paura le persone vengono meno. E invece no, noi vogliamo vivere quello che ci insegna Gesù, non perché Gesù è un castigamatti, non perché il Padre suo che nei cieli sta lì pronto a condannarci nelle nostre mancanze, ma perché ci fa una proposta di vita che è beata innanzitutto per noi già su questa terra, insieme a fragilità, a persecuzioni, e poi è beata per il cielo, lì dove addirittura Lui passerà a servirci. È bellissima questa immagine. Ecco, dicevo che nell'ultima parte, di fronte alla domanda di Pietro: Signore, questo insegnamento lo dici per noi o lo dici per tutti? Certamente Gesù risponde: caro Pietro, adesso con la metafora dell'amministratore fedele ti dico, tu che sei responsabile e i responsabili a cui io ho affidato la guida della Chiesa, del popolo santo di Dio, certamente mi dovete sentire in prima persona impegnati a dare l'esempio di una vita distaccata, fondata sulla provvidenza, povera, al servizio disinteressato e gratuito del popolo di Dio. Ma questo invito, come abbiamo capito, attraverso il Vangelo di Luca arriva a tutti noi. Prontezza, vigilanza, capacità di essere sempre al servizio, di non marcare il cartellino. La carità non marca il cartellino, lo spirito di servizio non marca il cartellino, non è a ore, non è a tempo determinato, ma lo è sempre, un'esigenza evangelica che sempre deve essere a noi presente. Voglio terminare questa meditazione ringraziando anche il Dio per l'esempio che Papa Francesco ci sta dando e soprattutto anche per l'esempio che noi abbiamo raccolto dai tanti, centinaia di migliaia, un milione e più di giovani che sono stati presenti a Cracovia nei giorni scorsi e che hanno vissuto questo evento che, come capite, non è solo un fatto passeggero, ma si imprime davvero nella vita di questi ragazzi, di questi giovani. Ed è bello pensare che il Papa gli abbia riattizzato dentro la voglia di cambiare il mondo, di sognare alla grande. Prendiamola anche noi questo entusiasmo da Papa Francesco, da questo quasi ottantenne che mette nel nostro cuore la passione per il Vangelo. Fidiamoci della provvidenza e ringraziamo Dio che siamo vissuti in quest'epoca in cui abbiamo l'opportunità di essere anche noi pronti, vigilanti, in uno spirito di servizio, in un cuore che si allarga, ricco di misericordia, per assumerci la responsabilità di un cambiamento nel nome del Signore, con la grazia del Signore, perché questo mondo sia un mondo che ritrovi fratellanza, fraternità e comunione in Gesù. Auguri e buon cammino.